Buongiorno, benvenuti. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Allora, intanto Aspetta un attimo che bentornati. condivido. Sì, cioè, stavo solo salutando. Non Tanto parla neanche salutando. dobbiamo capire se siamo live, perché io adesso online non vedo nessuno, quindi cioè, c'è poco da dire. Aspetta, saluta. Sì, Siamo da sole. siamo live. Ah, ok. Siamo sole io e te. Ok, c'è una persona. Bene, benvenuto chiunque tu sia. Chiunque tu sia. Allora, tu che sei qui, per favore, manderesti un commento? Qualcuno farebbe gentilmente un commento? Perché oggi non ho l'altro telefono su cui sbirciare. C'è un cuore, il cuore lo vedo. Mi fate proprio un commentino, ditemi se ci sentite, ci vedete. Per favore. Sei riuscita a condividere? Sì. Buongiorno dottoressa, c'è la Joemme, perfetto, ciao Jo! Come siamo international, ci seguono dal Regno Unito. Dalla Gran Bretagna con furore. Bene, buongiorno a tutti. Ci Ci sei? siamo. Ok, quindi pian piano arriveranno anche dalla pagina della dottoressa Fossi, che come al solito è mia ospite e mia adorata ospite. E, benvenuti, bentrovati, no? E devi fare. L'ho visto che sto di fuori. Lo dovevo inquadrare, non so, ok, Va abbiamo iniziato bene. bene, direi. Come al solito? Allora, Aspettiamo aspettiamo un pochino che arrivi qualcuno, che dici? sì, infatti. Intanto mi puoi Aspettiamo raccontare. due Sara dice buongiorno. Ciao Sara. Allora, raccontami un po' com'è andato il tuo Natale, Veronica. minutini. Il mio? Il mio è stato tranquillo, è andato bene, normale, come tutti i Natali, molto tranquillo, in famiglia, in Dietetico. salute. Cosa? Dietetico. Assolutamente no. Come Come è giusto che giusto sia. che sia. Come giusto che sia, assolutamente. Non era Sì. dietetico. Non era dietetico. Allora, anche voi in diretta, voi che siete online, se vi va, scriveteci due parole su come è andato il vostro Natale. E prima di cominciare, mi piacerebbe invitare qualcuno online. Se c'è qualcuno che vuole raccontarci in diretta qua con noi, come ha fatto Cosimo, come è stato il suo Natale. Mi scriva un messaggio, commenti e noi lo invitiamo. C'è Maurizio che dice complimenti, dottoressa, suppongo che li faccia a te perché io non lo conosco. E sì, assolutamente sì. Quindi fa parte dell'altra lista contatti. Chiunque volesse venire online, non siate timidi, mi raccomando. Sì, lo so che io e Veronica possiamo intimidire perché siamo così tanto serie, così tanto in cattedra che mettiamo in difficoltà, ma io so che voi ce la potete fare, siete persone coraggiose. Giusto. Vabbè, mentre loro riflettono se hanno qualcosa da dirci, In che ne diretta. dici? Partiamo? Partiamo con questi consigli post Natale. Sì, come abbiamo deciso di fare la diretta pre-natalizia in cui vi dicevamo non calma, andrà tutto bene, state tranquilli. Adesso abbiamo pensato di rivederci a una quindicina di giorni per dirvi effettivamente che cosa dovete fare se questo Natale vi è un po' scombussolato, se siete preoccupati, giusto? Esattamente sì, per porre rimedio ai sensi di colpa, perché poi sostanzialmente questo si tratta, gestire sensi di colpa post Natale. Il primo consiglio dei quali possiamo dare è stai alla larga da, vediamo se riesco con la penna, quella lì alle mie spalle. Stai alla larga, non pesarti, aspetta noi, nel caso in cui sei seguito da noi, aspetta noi, o comunque aspetta di riprendere la tua sana Aspetta, dimensione. nel dubbio aspetta. Tu aspetta, nel dubbio non salirci.
Nel dubbio passa dritto, non guardarla, ignorala. Ce l'avrò come sfondo, mi dispiace, devo mettere tipo un quadretto dietro per coprirla. Basta però. Che ti sposti, vero? Basta che ti sposti un po', tesoro. Ok, no, lasciamola così. Così. No, vabbè, comunque, l'importante è non pesarsi subito dopo, subito dopo gli eccessi o perlomeno dopo non aver ripreso le sane abitudini. Quello che la bilancia potrebbe pesare potrebbero essere appunto anche una ritenzione dovuta magari ad un'alimentazione un pochino più elaborata, quindi ho mangiato più dolce, anche i dolci trattengono liquidi, ho mangiato più dolce, ho mangiato più salato, ho mangiato più elaborato, più alimenti conservati particolari, qual appunto pure il panettone, qualche additivo in più, quindi panettone, per delle vocali sempre, alla fine non conviene andare in paranoia per qualcosa, non stiamo pesando il grasso, cioè al 100%, quindi se non abbiamo, poi sicuramente magari non abbiamo preso ancora le nostre abitudini di reidratarci, quindi sostanzialmente è meglio evitare di andare in strani loop mentali per un numero sulla bilancia. Poi cosa andiamo a pesare? Pesiamo il piacere di essere stati tutti insieme, il piacere di aver condiviso comunque delle pesi, cioè quello non ha un peso, quindi sostanzialmente per il momento è meglio non andare in loop di strani ragionamenti e quindi evitare di salire sulla bilancia. Ok, intanto non so se vedi i commenti, c'è sempre Maurizio che dopo averti fatto i complimenti ci dice che dopo questo Natale mi sento più leggero, più magro e molti amici mi dicono che sono dimagrito, quindi complimenti Maurizio, sicuramente se hai seguito i consigli della dottoressa non avevamo dubbi che tu potessi avere questi risultati, perché, spoiler, si può dimagrire anche a Natale. Wow, esatto, può succedere, questa cosa assurda e incredibile può succedere, si può anche dimagrire a Natale, può capitare, questo miracolo sulla quinta strada. Allora, intanto salutiamo Nuccia, la nostra più accanita sostenitrice. Ciao Nuccia! Nuccia, 7 minuti e 28 di diretta, sei arrivata adesso, ti pare? Va bene. La prossima volta puntualità, Nuccia. Allora, quindi sono d'accordissimo sul non pesarsi, ma soprattutto sul prendere con distacco. Se per caso ti pesi, prendi un attimo con distacco quello che stai leggendo, sapendo che, come al solito, è solo un numero e non deve determinare tutta la tua vita. A proposito di quello che provi quando sali sulla bilancia, mi collego a questa cosa per darvi un ulteriore consiglio, il consiglio numero 2, che è recriminare e non andare a rimuginare su quello che hai fatto, del tipo, ecco, mi sono pesato, ecco, c'è il chiletto, c'è mezzo chilo, c'è qualcosa, ecco, non avrei dovuto mangiare lì, e quella roba lì, e forse la terza, quattordicesima fetta di panettone non dovevo mangiarla. E il discorso qual è? Sì, magari è vero, magari potevi fare meglio, potevi fare di più, però una certa, quello che è stato è stato. Se voi vi ricordate il mio video di Natale, quello che fai a Natale rimane a Natale, ormai è passato. Ora, se tu hai acquisito un po' di peso, l'importante qual è? L'importante cosa che devi accettare qual è? Che lo hai fatto perché ti sei goduto la festa, ti sei goduto tutto. È inutile rovinare quella cosa bella perché ormai hai preso peso. Chi se ne frega, ormai quello che è stato è stato. Non è che non si potrà mai recuperare, un colpo di spugna e si riparte, ok? Non ti stare a fissare su quello che avrebbe potuto essere, perché come tu ben sai, come tu puoi ricordare, non hai potere né sul domani né su ieri, ma tu hai potere solo su oggi, quindi è meglio che ti concentri su quello che puoi fare ora, ok? Esattamente. Ok, la Renuccia ha avuto problemi di collegamento. Grazie, Nuccia, per la specificazione. ma allora, non c'è proprio nessuno che vuole entrare a raccontarci come è andato il suo Natale? Anche Nuccia, dai, così la vedo. Nuccia, così ti vede. Vuoi venire live? Ti vedo, Nuccia.
Vabbè, in tutto questo, vabbè, niente, andiamo avanti perché qua, io non lo so, noi cerchiamo di portare gente qui con noi, ma dobbiamo stare gente sulle palle a tutti. Non c'è altra alternativa, se no vorremmo fine a questo teatrino, a queste rubriche, perché tanto qua non vedo l'ora di che noi stacchiamo, ma noi in realtà non lo faremo. No, no, noi continueremo. Per sempre. Quindi numero 3, vai avanti. Consiglio numero 3. Idratati, bevi, 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 bevi. Questo bevi, consiglio bevi. Bevi. Bella, è aperto, per favore, bevi. Ecco, bevi, bevi, bevi. Perché se lo dico così non si capisce. Se tu bevi e basta, non ottieni gli stessi risultati che se tu bevi, hai capito? Ah, ok, ok. Però dobbiamo dire pure cosa, bevi acqua, ecco. Non vabbè, stai a guardare il capello. Ah, ma perché? Vino no. Mojiti non contano? Giura. Ragazzi, quello che si scopre, ecco, vedi, ci è voluta una laurea per capire che mi riferivo all'acqua. Bevi e reidratati, perché il problema potrebbe anche essere lì, cioè nel senso che, come abbiamo detto, gli extra potrebbero portarti a ritenere liquidi in eccesso. Ovviamente se non entra non esce il corpo, giuro che è così. Se non bevi, il tuo corpo non farà plin plin, quindi sostanzialmente non riuscirà a depurarsi delle tossine in eccesso, dei liquidi in eccesso, eccetera. Poi c'è il problema anche della sazietà, nel senso che se abbiamo un po' esagerato con le quantità all'inizio è come un po' a riniziare la dieta, purtroppo il nostro senso di sazietà potrebbe essere un pochino alterato, quindi sostanzialmente è importante prendere un po' in giro, soprattutto nei momenti tra un pasto e l'altro, quando possiamo ancora aver voglia di quel cioccolatino extra, di quella coccola extra che ci siamo concessi nel periodo delle feste, in questo periodo per tentare di trattenerci un pochino il fatto di concederci un extra, una tisana extra, un infuso extra o della semplice acqua, poi soprattutto in questo periodo che c'è un po' freddo, anche qui nell'estremo sud fa freddo, voglio dirti questo, fa freddo, è freddo. È freddo, per noi è freddissimo, per me basta che leggo 10 è freddo atroce, quindi oggi addirittura le maniche lunghe, pensate un po'. Abbiamo le maniche, pensa un po' tu, abbiamo addirittura un cappotto e quindi sostanzialmente una volta che ci sono temperature così gelide anche qui al sud, proprio polari, non è vero, però fa freddo, sostanzialmente il senso della sete potremmo non averlo come d'estate, però questo non deve farci arrivare a fine serata anidri senza aver bevuto neanche una goccina d'acqua, quindi sostanzialmente se non hai sete, non fatela venire, ma bevi lo stesso, ricordati che non hai bevuto, aiutati appunto con qualche tisana, qualche infuso che può portarsi dietro qualche proprietà se la prendi in erbodisteria, magari con qualche principio attivo un po' più valido, e contestualmente ti permette di reidratarti. Allora, io volevo puntualizzare una cosa che non c'entra con la dottoressa Fossi, ma non con quello che ha detto adesso, mi è venuto un flash di una roba che mi ha detto. Ve la devo comunicare questa perché ce l'ho lì, devo uscire. Qualche settimana fa mi disse Veronica, lo sai che stavo dettando al mio telefono, perché voi sapete che si può scrivere messaggi anche dettando a Google, e smetti di dire che fai casino, e lei detta e mi diceva, ma sai che il mio telefono deve essere ligure, perché ho detto che andava tutto bene e il telefono l'ha detto talmente bene che il telefono ha scritto bane, ragazzi, vi rendete conto? Bane, il mio telefono è ligure, no, è italiano, non è ligure. No, Sentia, questa è discriminazione, perché secondo me si tratta di un software del nord, perché io ho detto... Famosissimo Google del nord, voi lo conoscete, no? È un Google del nord. Perché io l'avevo detto bene, e lui mi ha scritto bene. Allora, a che serve? Se tu non mi capisci, che sei un software inutile. Tu non mi capisci, ma devi parlare italiano. Comunque, detto questo, andiamo avanti perché qua si fa tardi.
Allora, consiglio numero 4. Allora, se stai leggermente impanicata perché hai mangiato come un maialino, ti senti un po' più pesantina, più gonfa, più affaticata e fai fatica a riprendere in mano le tue sane abitudini perché sei ancora un po' invischiata in tutti quei pacciughi che puoi avere a casa, non panicare e dati piccoli obiettivi. Non pensare di dire, vabbè, da domani palestra tutti i giorni almeno 2 ore, perché non resisterai a lungo. Non dire, vabbè, adesso pasti liberi non ne faccio più fino almeno a febbraio. Ma chi hai ammazzato? Fammi capire. Cioè, dobbiamo darci piccoli obiettivi, tipo, se in questo momento mi viene difficile aderire al mio piano in toto, ok, scelgo le cose che mi è meno problematico. Per esempio, tanti di voi mi dicono, guarda, la colazione è la parte che mi piace di più, è anche quello che, nonostante le feste, nonostante tutto, non ho abbandonato per niente. Bene, concentrati su quello e magari abbinaci degli altri piccoli obiettivi. Non è necessario fare tutto subito, ok? L'importante è che non smattiamo, ok? Esatto, assolutamente sì, così come... Ebbene, non ora è il periodo, io dico sempre che sono finite le pubblicità dei profumi e iniziano le pubblicità dei drenanti, i pacchetti miracolosi massaggianti, si corre appunto a fare l'abbonamento in palestra per tutto l'anno 24 ore su 24, anche nelle palestre aperte la notte, per favore, uno si va a informare, per favore, la vostra palestra è aperta la notte, Natale, Capodanno, sempre. Ci si spinge, quindi praticamente quello che spingono i sensi di colpa, consiglio numero 5, quello che spinge i sensi di colpa in questo momento sono i rimedi miracolosi. Allora, non abbiamo bisogno di nessun miracolo, non abbiamo bisogno di prendere delle entità soprannaturali, di mettere in mezzo entità soprannaturali, assolutamente no, non è il momento e non è assolutamente il caso di volere un risultato tutto e subito adesso, anche perché mi dispiace dirvelo, ma il vostro corpo non ha nessuna intenzione di darvi tutto e subito, non ve lo darà mai, si opporrà in tutti i modi al vostro rimedio miracoloso, al vostro tutto e subito. Già il dimagrimento stesso è uno stress a cui il corpo non vuole andare incontro, quindi per questo noi diciamo andiamo piano, poniamoci piccoli obiettivi, non perché noi vorremmo sfornare, ecco, respiriamo, andiamoci piano, noi vorremmo sfornare magri, sani, in 24 ore, ma purtroppo non è possibile, biochimicamente non è possibile, ma neanche psicologicamente. Quindi sostanzialmente vi ruberebbero soltanto dei soldi, e l'allenamento in palestra purtroppo non è più faccio più ho, bisogna anche dare il tempo al corpo di recuperare, ci sono le sessioni di allenamento e tempi di recupero, anche in quel momento il nostro organismo sta funzionando, sta lavorando, sta succedendo qualcosa, sta ricostruendo quello che noi abbiamo distrutto con la palestra, quindi sostanzialmente stiamo dando modo alla palestra di fare effetto, quindi dobbiamo dare il tempo di recupero, non siamo una calcolatrice perfetta, nel senso che inizia a bruciare tipo la macchina, la benzina, la devo bruciare tutta e quindi arrivare ad avere il serbatoio vuoto. Purtroppo con il nostro corpo non funziona così e neanche con i risultati che possiamo tentare di ottenere. Quindi non esiste alcun miracolo, ma non ne abbiamo neanche bisogno. Dobbiamo tenere a bada i sensi di colpa e utilizzare la nostra volontà, questo, e convogliarla verso magari un percorso di ok, metto a posto le cose, ok, cosa posso fare di meglio, dove posso aggiustare passo dopo passo per andare avanti magari in periodi più lunghi piuttosto che fare uno scatto, una maratona molto breve, dobbiamo fare il cammino di Santiago molto lungo. Questa è la chiave, ma è la chiave non solo del post Natale, è la chiave del sempre. Datevi tempo, anche perché il tempo di raggiungere un risultato vi serve non solo appunto a lasciar sì che questo avvenga fisicamente, ma vi serve per dare la possibilità alle vostre abitudini di migliorare, alla vostra testa di fare in modo che quel risultato vi sia mantenibile, perché avete imparato a gestirlo. Se io domani mi sveglio con 10 kg di meno,
ma nessuno mi ha insegnato come mettere a posto, cioè come continuare a rimanere 10 kg di meno, e sarà una bella parentesi tra due periodi di sovrappeso, ma io non risolverò il mio problema, giusto? Esatto, certo, se non vai alla base della causa, cioè ti porterà di nuovo lì, se c'è qualcosa che ti martella. Non c'è un altro modo. No. Ora, vediamo un attimo i commenti, c'è Matteo che ci saluta. Ciao ragazze, siamo ragazze. Poi a me ancora peggio. Invece Nuccia sta cercando, e si è buttata, ha fatto tipo il kamikaze, la missione suicida. Nuccia viene fuori dicendo che prima di conoscermi aveva comprato dei beveroni proteici. E fin lì, a un certo punto, prima di conoscermi, io non è che ho giurisdizione, pace. Quello che Nuccia fa per cercare di farsi strangolare con le mani nude è dirmi, posso sostituirli alla colazione? Non uccidetemi. Perché fai queste domande e poi dici non uccidetemi? No, dobbiamo ucciderti. Ora dobbiamo ucciderti per forza. Era andato tutto bene, Nuccia, cioè non ti presentare alla visita, ti mette le mani addosso, giù. No, sto scherzando, prima che qualcuno mi creda, scherzavo. E, allora, Nuccia cara, io scherzo con Nuccia perché lei è una persona che mi fa scherzare, giuro che sono anche più normali così. No, non li sostituire, non ne hai alcun bisogno, non ne hai bisogno. Poi, sinceramente, darti un'opinione su questo prodotto io non te la posso dare così, perché non so che cosa c'è dentro, che tipo di prodotto sia. Se vuoi portali alla prossima visita, così se sono brutti, però non so se mi controllo, te lo dico. Lo butti dalla finestra, che piano sei tu, al primo rischio, no, sono all'ammezzato, rischio anche di ammazzare qualcuno, ma soprattutto cioè no, non è il caso che li porti in visita, perché lì poi non so se ce la faccio a controllare. Vabbè. Perché buttarli sono soldi per una liquida siciliana? Ho capito perché buttarli, ma è come dire, ormai. Aspetta. Porco cane, quando voglio un esempio divertente non mi viene mai. È come dire, ho comprato No. della spazzatura, la butto nell'umido. Ascolta, ho comprato 5 bottiglie di gin per fare il gin tonic a Capodanno. Non le ho usate, me ne bevo tutto il giorno, tanto mai le ho comprate. Ma ti pare? Cioè, no, aspetta, se c'è qualcuno che ha del gin può inviarla. Credibilità, vedi che è impicchiata come un grafico. Vabbè. Ma niente, sarà duro sollevarmi visto il peso. Nuccia, calmati. Lunedì mattina mi scrivi un messaggino, mi dici quando hai la visita, vediamo se è il caso di anticiparla, ma non panicare, ok? Esatto. Ti metto molto più per dirti cosa devi fare, non devi panicare, tu cominci dicendo. Allora non mi ascolti. Calma. Ti dico l'ultimo punto, Nuccia, che è proprio per te, proprio per questo motivo. Pensateci un attimo, il peso che, allora tutti bene o male, sia le persone che curano la propria alimentazione, sia chi mangia più o meno senza una grossa regola, fateci caso, a Natale prendono tutti il chiletto, mezzo chiletto, 2 kg, magari non lo sanno perché non gli interessa e non si pesano, ma qualcosa prendono tutti. Perché sostanzialmente per 15 giorni cambiano completamente le loro abitudini alimentari, no? E la fettina di panettone, e il cioccolatino, e c'è proprio un clima che invoglia questa cosa. Però se fosse il peso che ti prendi in questo momento, se fosse un peso che viene per restare, sostanzialmente tutti i cinquantenni salebbero almeno 100 kg, ti pare? Perché cioè, se io continuo, a ogni Natale ne prendo un paio... evidentemente non è così. Perché? Perché anche chi non fa diete, non fa regimi specifici, dopo un periodo di eccessi torna a fare quello che faceva prima, e quindi quel chiletto e mezzo se lo lascia piano piano per strada. È solo che magari non ci fa caso perché non è una persona ossessionata o perché non sta facendo un percorso come quello che fai tu, cioè. Però capisci qual è il discorso? Non è che è una cosa che viene per restare, perché altrimenti davvero il sovrappeso sarebbe un'epidemia molto peggiore di quella che invece è normalmente.
già è grave. E come dice la dottoressa Fossi, che ne parlavamo prima, mi dice: non è che sotto l'ombrellone stai ancora lì a dire ad agosto te lo sei dimenticato. Piano piano questi eccessi lasciano spazio alle tue abitudini normali. Qual è il discorso? Qual è il succo? Cos'è che vince? È avere le abitudini giuste a cui tornare, di modo tale che quell'eccesso sia una roba che rimane lì. Ciao, esatto. Ci vediamo l'anno prossimo, ok? Esatto, infatti. Perché però si rischia, se non è l'abitudine corretta, in realtà rischi a quel punto di ingrassare, di sommare. Se invece fai un passo indietro e torni a delle sane abitudini, comunque puoi, il corpo automaticamente, perché il nostro corpo è molto più intelligente di quello che noi pensiamo, il corpo automaticamente ora sta mettendo in atto tutti i meccanismi di compensazione, quindi è la nostra furbizia, la nostra capacità di sfruttare questa fase per bruciare tutto quello che abbiamo fatto nelle feste precedenti. Ok, allora sicuramente la prossima volta, se vogliamo che qualcuno venga live, dobbiamo reclutarlo pesantemente. Sarà con la pistola, come ho fatto con Cosimo, che l'ho minacciato, ora lui è protetto. Cosimo è potentissimo. Sto scherzando, vive con la scorta adesso perché ha subito delle pesanti. No, Cosimo dice che non è vero, per favore. Va bene. No, non vive sotto scorta. Però c'è qualcuno che ci vuole raccontare la sua esperienza? C'è qualcuno che ci vuole dire, non lo so, cos'è che lo intimorisce di più? C'è qualcuno che vuole dire qualcosa? Perché noi siamo pochini. Vediamo altri 3 minuti, vediamo se qualcuno vuole entrare a raccontarci il suo Natale, le sue abitudini alimentari. Dai, non mangiamo. Anzi, cioè, abbiamo già mangiato a Natale noi. Quindi non mangiamo pazienza. Io sono anche andata in vacanza, lo ammetto, faccio outing. Sono pure andata lì, ho mangiato... Ragazzi, quando si va in vacanza si sprova la cucina locale. E se la cucina locale è ricca, pazienza, quando torni ti metterai a posto. Anche io mi sono pesata, al mio ritorno mi sono pesata per vedere effettivamente com'era la situazione e soprattutto per rendermi conto che dopo... cos'era mercoledì? Era il 12? Già a una decina di giorni di distanza, sostanzialmente quel chiletto, 2 chiletti, non mi ricordo nemmeno, l'avevo già buttati giù e non ho fatto. E appunto, quindi... Come ce l'ho fatta io? No, nessuno si va avanti, stiamo sulle scatole a tutti, ve lo dico io. Io non riesco a vedere chi è connesso, se tu vedi qualcuno che può chiamare in causa... No, perché sì. Vedo solo qua su StreamYard, vedo solo gli occhi, vedo solo l'occhio, okay. Che ci sono 9 persone connesse, 8. Okay. Io ti direi, visto che siamo sulle scatole a tutti e li minacceremo le prossime volte per farli venire online, ti direi... prima o poi dovranno venire in studio, infatti. lasciamoli andare, lasciamoli al loro sabato, se secondo te per te va bene. E se non hai null'altro da dire, io torno a lavorare e ecco, ha suonato, aiuto, ha fatto un attimo il lavoro. Nel frattempo che la dottoressa Ricciardi risponde al suo paziente, perché è giusto continuare a lavorare nonostante gli intrattenimenti, nonostante le dirette, dobbiamo continuare a farvi stare in salute, a farvi lavorare. Nel frattempo io stavo tentando di parlare così, non ho capito. Sentito benissimo, hai detto cose a caso. Va bene, io direi che vi lascio perché ho le persone in sala d'attesa e non è carino farle aspettare. È stato un piacere come al solito, vero? Ci sentiamo la anche prossima per me, volta. Come al solito, se avete qualche... argomento su cui volete che facciamo una diretta specifica, scriveteci sotto il video, scriveteci personalmente, basta che ci dite qualcosa, esatto. E noi se possiamo vi accontentiamo. Tipo, per esempio, non fateci parlare, che ne so, di politica estera, cose nostre. Però no, direi di no. Va bene. Allora, grazie. Ok, buon sabato. Alla ciao prossima. Ciao. Ciao.